tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Notte di San Silvestro in piazza come da tradizione, non sono mancati gli eccessi e chi ha sparato i botti nonostante i divieti. Atto vandalico in strada, a fuoco un cassonetto della carta e la bacheca dei giornali, mentre in zona mare divelto un monumento. Ecco i primi vagiti del 2017, il primato va a Pesaro, ma Fano è al primo posto per numero di parti. Nel 2016 sono nati più maschi che femmine. Tradizione rispettata anche quest'anno a Pesaro, per salutare il nuovo anno più di 40 persone si sono tuffate in acqua sfidando il freddo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e ancora a tutti voi dalla redazione di Fano TV. Buon anno e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Allora, cominciamo con il resoconto della notte più lunga dell'anno, cioè il 31 di dicembre, la notte di San Silvestro. Nel servizio di chi si parla? Di Pesaro, Fano, tutti? Perché non ho il testo qua. Vabbè, dai, un po' tutti mi pare, vero? Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Notte di San Silvestro in piazza come da tradizione, non sono mancati gli eccessi e chi ha sparato i botti nonostante i divieti. Atto vandalico in strada, a fuoco un cassonetto della carta e la bacheca dei giornali, mentre in zona mare divelto un monumento. Ecco i primi vagiti del 2017, il primato a Pesaro, ma Fano è al primo posto per numero di parti. Nel 2016 sono nati più maschi che femmine. Tradizione rispettata a Pesaro per salutare il nuovo anno, più di 40 persone si sono tuffate in acqua sfidando il freddo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti e ancora una volta buon anno dalla redazione di Fano TV. Cominciamo dalla notte di San Silvestro per vedere un po' com'è andata in giro per le piazze. 5, 4, 3, 2, 1. Auguri in piazza! 20 settembre, Fano, auguri! In piazza a Fano, con la neve artificiale, musica, fontane di luce e risate con i comici del San Costanzo Show. Ma chi sperava in un capodanno senza botti o petardi si è dovuto ricredere. Infatti, al posto di una festa poco rumorosa e rispettosa degli animali, l'ordinanza comunale non è stata rispettata. Così come è stato inascoltato l'appello ad osservare il divieto avanzato dalla Proloco di Fano, che ha organizzato l'evento in piazza. Tant'è che, come mostra questo video inviato da un nostro telespettatore, poco dopo la mezzanotte sono stati sparati fuochi d'artificio. Stessa situazione anche in altri quartieri della città, come a Gimarra, a Lido, a Bellocchi o a Fenile, e le polemiche sui social non sono mancate.
Grande festa anche a Pesaro, che però ha intrattenuto la folla fino a tarda notte, nonostante il freddo. C'è chi si è presentato in mutande e chi ha creato tensioni, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Protagonisti due quarantenni con il lancio di petardi, e uno di loro, che non voleva esibire i documenti per il riconoscimento, è stato portato in questura. Non sono mancati nemmeno gli atti vandalici e gli eccessi con l'alcol. Quattro minorenni sono finiti al Santa Croce di Fano e, dopo la segnalazione alla polizia, gli agenti stanno indagando su chi abbia somministrato ai ragazzi le bevande alcoliche. Se invece a Urbino e Senigallia non si sono registrati casi particolari, è andata peggio a Pergola, dove un cinquantenne si è ferito a una mano per lo scoppio di un petardo. L'uomo ha riportato delle lesioni con una prognosi di 20 giorni. Non sappiamo se si tratta di un atto vandalico o semplicemente di qualcos'altro, come le intemperie, il vento o quant'altro. Fatto sta che questo monumento dedicato alla marineria, dedicato al mare, che si trova in Sassonia a Fano, adesso è messo su un fianco, sembra quasi divelto. Vediamo. Il danno provocato al monumento in legno, che simboleggia lo scheletro della prua di una barca sul lungomare di Sassonia, ha tutte le caratteristiche per essere classificato come un inqualificabile gesto vandalico, preoccupante segnale di inciviltà e di stupidaggine. Inizia così una nota firmata dall'assessore Cristian Fanisi, che ha comunicato la denuncia alle forze dell'ordine avanzata dall'amministrazione comunale dopo il fatto avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Il comune, oltre a delimitare il monumento per ragioni di sicurezza, provvederà anche al suo ripristino. E l'opera, che è dedicata alla vita marinara, spiega Fanesi, rappresenta un segno tangibile della riconoscenza verso uno dei più tradizionali aspetti della nostra collettività. Simili azioni inqualificabili, conclude la nota, oltre a deturpare l'arredo della nostra città, non fanno altro che sottrarre risorse finanziarie che altrimenti si sarebbero potute destinare ad altri interventi. D'accordo con lui, diversi cittadini. Triste, perché non ha senso andare a rovinare una struttura, no, bella, che arreda questa bella passeggiata. Peccato, purtroppo ci sono persone che fanno di questo. No, le solite bravate di chi non ha altro da fare, scusi, oppure pensa di fare dei dispetti alla gente senza averne ragione. Cioè. Non ci sono parole per definire un'azione del genere, obiettivamente. Secondo altri, invece, non si tratterebbe di un atto vandalico. Questo è successo la notte dell'ultimo dell'anno. Sì, esatto. Perché era il giorno avanti, sono passato col cane, non era così. Quindi no. Ma non so se poi è stato il vento o se l'hanno scardinato, perché alcune corde già erano rotte. Io avevo già denunciato a dei vigili che erano qua, che c'erano due tiranti che erano rotti. Per cui io ho detto, quella lì è anche pericolosa. Però era rimasto sempre con i due tiranti rotti. Adesso stamattina vedo questo. Però lì comunque è stato il vento, secondo me. Ed è certo invece un atto vandalico che ha messo a fuoco alcuni oggetti all'esterno di una tabaccheria in via Metauro. Vediamo. Che cosa è successo? Niente, la mattina dell'1, quindi all'1:33, so che sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere un piccolo incendio, e poi non so cosa è successo, perché noi non ce l'avamo, ovviamente, e quindi poi il giorno dopo, la sera, sono passata qui per caso e ho visto quello che era successo. Che cosa ha preso fuoco? Il bidone della carta e il contenitore per i giornali della pubblicità. Però sono stati arrecati danni anche all'esercizio che è a fianco. Sì, a fianco, che anche qui qualcosa. Adesso i titolari, i responsabili, stanno vedendo loro i danni che ci sono stati agli impianti, alle macchinette. Adesso vediamo un attimo, stanno vedendo loro. Io sono una semplice dipendente, quindi stanno vedendo i titolari cosa è successo e i danni che ci sono.
Ci sono anche delle telecamere di videosorveglianza nel vostro negozio oppure qua nella zona? Noi ce l'abbiamo all'interno, all'esterno c'è quello della banca che non so se arriva qui fuori e poi la parrucchieria qui a fianco so che è videosorvegliata, però non so se è all'interno come noi o anche all'esterno. Il suo titolare ha sporto denuncia? E adesso era fuori Fano, sta ritornando per farlo, quindi la farà senz'altro. E dai vandali agli incivili, quelli che non si rassegnano a prendere i loro rifiuti, quelli ingombranti soprattutto, e a portarli laddove dovrebbero portarli, ovvero in discarica. E scelgono, come al solito, la via più semplice, ovvero buttarli dove capita o lontano da occhi indiscreti. Noi siamo tornati a vedere la situazione nell'area dell'ex campo d'aviazione a Fano. Ci risiamo. Continua ad essere utilizzata dai furbetti dei rifiuti l'area dell'ex campo d'aviazione che per l'ennesima volta si presenta come una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. La nostra redazione se ne è occupata già più volte, ma a quanto pare nulla è servito. Eh sì, perché dopo queste foto inviateci dalle guardie ecologiche a Sogev, questa mattina ci siamo recati di nuovo sul posto. Guardate in che situazione versa la zona. Si trova veramente di tutto. Ci sono parti di un'auto, fra cui sedili, diversi contenitori di prodotti chimici, una scala arrugginita, una lavatrice e materiale di scarto come calcinacci e teloni di plastica, più spazzatura varia ovunque. Alcuni testimoni ci riferiscono di come la zona sia poco controllata da chi di dovere, perché le persone non aspettano nemmeno che cali il sole per gettare i rifiuti. Lo fanno tranquillamente e indisturbate anche di giorno. D'altra parte gli uffici ambiente ci hanno spiegato che c'è poca collaborazione con i cittadini perché spesso ci si lamenta ma poi nessuno segnala quanto visto. Episodi di inciviltà come questo potrebbero essere risolti con una telefonata agli organi competenti o semplicemente cambiare tragitto di poche centinaia di metri e arrivare al centro di raccolta differenziata in via dei Platani. Fra l'altro, per quanto riguarda la lavatrice, c'è il ritiro cosiddetto uno contro uno, e cioè l'obbligo per il venditore di ritirare il vecchio elettrodomestico. O addirittura Aset Spa ritira materiale direttamente a casa in modo del tutto gratuito, se non superiore a 2 metri cubi. Invece per i furbetti dei rifiuti, in base alla tabella consultabile sul sito del Comune di Fano, le sanzioni previste possono andare da 50 a 400 euro. Le multe ovviamente vanno rapportate al tipo di infrazione, al rifiuto abbandonato e al posto in cui si commette l'illecito. Di certo, l'augurio è che fra i buoni propositi per il 2017 rientri anche quello di curare e di rispettare di più l'ambiente che ci circonda. Questa mattina si sono vissuti momenti di apprensione nella casa del clero per la salute di Don Sergio Bertozzi, già vicario del Vescovo Tomassetti, il quale non rispondeva più alle chiamate dei suoi confratelli. Impossibilitati a entrare, hanno chiamato i vigili del fuoco che dopo aver aperto la porta lo hanno trovato a terra dopo una caduta, trasportato a bordo del 118 all'ospedale di Fano. Don Sergio è stato dimesso nel pomeriggio ed ha potuto far rientro nel suo appartamento in via Montevecchio. Sono due maschietti, i primi nati del 2017. Noi questa mattina siamo andati all'ospedale a Santa Croce di Fano per incontrare i genitori del piccolo Tommaso. Fiocchi azzurri per i primi nati agli ospedali riuniti in Marche Nord. Al San Salvatore di Pesaro è festa per Rafael, un bimbo di 3,140 grammi venuto alla luce alle 14.40 del 1 gennaio. Con 50 centimetri di lunghezza, Rafael è nato dopo un breve travaglio. Ad attenderlo con ansia, mamma e papà Pierfelici di Monbaroccio. Al Santa Croce di Fano invece, dopo l'ultimo nato del 2016, il piccolo Raffaele partorito poco prima delle ore 16, nel pomeriggio di ieri mamma Eliante e papà Baccaglia hanno accolto con grande gioia Tommaso, il secondo figlio della coppia. Il bimbo pesa 3,680 kg. Dottore, come sta la neomamma?
La mia mamma sta benissimo, è nata ieri verso le 16.40, un parto naturale, il bambino si chiama Tommaso e tutto bene, insomma. L'abbiamo trattenuta perché era vicina al parto, ancora non era nato nessuno, per cui ci voleva, insomma, il primo nato. Il dottor Perrella ha poi fatto un bilancio dell'attività svolta dai reparti diretti dal dottor Cicoli, primario di ostetricia e ginecologia, con un totale di 1650 parti nei due ospedali di Fano e Pesaro. Ha confermato un leggero calo delle nascite, ma comunque in linea con i dati nazionali. L'anno scorso avevamo superato i 900 parti, quest'anno siamo 857. Pesaro è, come anche lei, si è mantenuta quei 70 parti circa sotto di noi, però insomma ormai siamo un reparto unico, quindi cercheremo in tutti e due i punti di nascita per i prossimi anni di ridurre questa fuga che qualche volta, insomma, si purtroppo avviene verso la Romagna. Certo, quindi di mobilità passiva. Ma sono più i maschi o le femmine nate? Stranamente sono più i maschi, stranamente. E invece per quanto riguarda i travagli? I travagli noi abbiamo un siamo attestati sul 34% di tagli cesarei, Pesaro praticamente uguale a noi, abbiamo nella nostra missione quella di ridurre i tagli cesarei, noi utilizziamo tutti i modi, abbiamo un'equipe di ostetriche eccezionale e abbiamo anche la possibilità di fare la parto analgesia, sono almeno 120 parto analgesia che vengono fatte. Diciamo che non sono tantissime, ma anche perché molto spesso le nostre ostetriche riescono anche a portare avanti il travaglio e riducendo anche questa richiesta. Però l'importante è che la paziente abbia a disposizione questa opzione. Le mamme invece non italiane? Le mamme non italiane si mantengono in discreto numero, sono 200-203. Diciamo che ormai sono persone praticamente integrate con noi, quindi noi ci accorgiamo meno. Adesso però in realtà andando a fare i conteggi vediamo che comunque partoriscono e ripeto un 25% sono mamme straniere. Auguri. E adesso invece andiamo a Pesaro dove il primo dell'anno, come da tradizione, più di 40 persone si sono tuffate in mare per salutare appunto il nuovo anno. Sono coraggiosi, un po' folli e temerari e nessuno provi a contraddirli perché sfidare il mare la mattina di Capodanno con temperature bassissime non è cosa da tutti. Per fortuna ieri il sole ha accompagnato gli impavidi che si sono tuffati in mare o in un fiume per il tradizionale bagno del primo gennaio. Come nella capitale, con il tuffo nel Tevere di Maurizio Palmulli, in arte Mister Ok, bagnino di Castel Fusano che da 29 anni inaugura l'anno nuovo lanciandosi da Ponte Cavour. Anche ieri il 64enne ha sfidato con degli amici le temperature e l'acqua gelata per una iniziativa diventata ormai tradizionale. Così come sono abituali i bagni nel mare al Lido di Fano di Eleonora Notarangelo. La professoressa che ama immergersi nelle acque marine in ogni stagione, considerando questa attività benefica sia per l'effetto distensivo che curativo del corpo. Quest'anno, insieme a Mister Ok, altri temerari hanno pensato di dare allo stesso modo il benvenuto al 2017, ma nel Mar Adriatico, dove c'è chi ha deciso di festeggiare in costume. A Pesaro sono stati ben 42 i coraggiosi che hanno fatto un bagno in mare nella spiaggia di Ponente a fianco della rotonda Bruscoli. Con parrucche, cappelli o costumi natalizi non si sono fatti intimorire dai solo 8 gradi di temperatura. Ad applaudirli centinaia di curiosi, poi alla fine uno spuntino e un brindisi per tutti. E a proposito di freddo, ma quello vero, attenzione perché è confermato l'arrivo di aria gelida che porterà neve anche sulla costa per le giornate di giovedì e venerdì, dunque sarà una Befana che nella calza porterà non solo dolci o carbone ma anche la neve, ma saremo più precisi nelle prossime ore. E adesso andiamo a vedere ancora i vostri presepi. Last Christmas I gave you my heart, but
E davvero complimenti ai nostri presepisti che hanno partecipato anche quest'anno numerosissimi davvero al nostro concorso dedicato ai presepi. Io mi fermo qui, il telegiornale torna domani. Vi ricordo invece domani mattina alle 7.30, come sempre, il primo appuntamento in diretta sul canale 17 con l'informazione, che è con i giornali e la lettura dei titoli delle notizie più importanti alle 7.30 domani mattina. Grazie per averci seguito. Arrivederci.